Art brut è un termine che indica l'arte creata al di fuori da qualsiasi establishment ufficiale o ampiamente riconosciuto. Durante il XIX secolo alcuni psichiatri iniziarono a raccogliere le opere dei loro pazienti, sebbene l'art brut sia stata riconosciuta come categoria specifica solo nel XX secolo, quando le avanguardie artistiche, con esponenti quali Franz Marc, Paul Klee e Max Ernst, cominciarono ad apprezzarne il potenziale espressivo e l'originalità. L'artista che più di ogni altro si impegnò nella promozione dell'art brut fu Jean Dubuffet, che la descrisse in termini critici, la collezionò e soprattutto la praticò. Le sue opere, ispirate dall'arte dei bambini e dei malati di mente, costituivano una forma espressiva diretta che non recava traccia di contaminazione da parte di convenzioni artistiche. Dubuffet la chiamò art brut, arte grezza o cruda, poiché non era cotta dalla cultura. La mucca dal naso sottile presenta molte caratteristiche di questo pensiero ed è considerata la perfetta incarnazione dell'estetica di Dubuffet, che esaltava ciò che era fuori moda, non realistico e disarmonico. Il tratto è nervoso, la superficie è estremamente disomogenea e la mucca, dall'aspetto naif e dagli occhi a forma di luna, si inserisce goffamente nella cornice senza alcuna relazione con lo sfondo. L'immagine agisce a un livello viscerale, evocando fragilità e vulnerabilità e risultando al contempo ridicola. Disprezzando ciò che considerava un universo artistico elitario e snob, Dubuffet promuoveva gli istinti dell'uomo comune. Secondo lui, la società occidentale e la cultura francese avevano cospirato per indottrinare le masse e indurle al conformismo. Fondato su una solida venerazione per i capolavori del passato, mentre non doveva esistere un singolo standard di eccellenza e, pertanto, nemmeno una gerarchia estetica. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Artesplorando!